vita ha valore infinito. Tu respiri nel respiro dell'uomo. Io ti lodo, Dio di tenerezza. Io ti canto, tutto sei per me. Io credo che tu sei il giorno. Io credo nella tua potenza. Io credo che tu sei speranza. Credo che risorgerò con te. Io credo che tu sei il giorno. Io credo nella tua potenza. Io credo che tu sei speranza. Credo che risorgerò con te. Io credo che tu sei speranza. Credo che risorgerò con te. Salve a tutti, benvenuti a Fragilità e Speranza, la trasmissione radiofonica a cura del CVS di Pescara Penne. Sono qui con un amico, più che un sacerdote, dell'Associazione dei Silenziosi Operai della Croce di Monsignor Novarese, Don Antonio Giorgino, meglio Giorgini, chiedo scusa, meglio come Don Tonino, tutti lo conosciamo come Don Tonino. Don Tonino è stato anche moderatore generale dei Silenziosi Operai della Croce per alcuni anni e attualmente è responsabile, formatore, come possiamo dire, per la Lega Sacerdotale Mariana. Ecco, Don Tonino, nel salutare i radioascoltatori, dici che cos'è la Lega Sacerdotale Mariana, anche se in questa trasmissione ne abbiamo già parlato altre volte, però ecco, magari qualcuno non ci ha ascoltato, molti non ci avranno ascoltato, quindi è bello che tu ce lo dica come se fosse la prima volta che se ne parla, perché ne ho parlato io che sono particolarmente incompetente in queste cose. Io ringrazio Lucia dell'opportunità che mi offre di rivolgermi attraverso la radio di Pescara a tutti gli ascoltatori, soprattutto i sofferenti della diocesi. Altre volte ho rivolto loro un pensiero quando gestiva Liliana Pomante, che salutiamo, bene, e ho avuto l'opportunità anche di raccontare alcune cose, alcune esperienze della mia vita con gli ammalati. Cos'è la Lega Sacerdotale Mariana? È la prima fondazione del Beato Luigi Novarese. Sapete che Monsignor Novarese da 11 mesi è stato proclamato Beato Luigi Novarese, e quindi il suo carisma e la sua azione con gli ammalati ha questo sigillo da parte del Signore, perché si beatificano soltanto le persone che hanno esercitato le virtù in grado eroico e che sono state approvate anche dal Signore attraverso un miracolo che è stato fatto per intercessione con l'intervento di questo servo di Dio, ora beato, che ha dimostrato come il Signore aveva un occhio particolare su questo sacerdote, il quale ha avuto soprattutto una grande esperienza della sofferenza. Dai 9 ai 17 anni, affetto coccite tubercolare, destra, è stato fino a, arrivato quasi alla vigilia della morte, e sostenuto dalla Madonna, è sostenuto da un'altra persona, la sua mamma, la quale per tutti questi anni ha lavorato come è impossibile pensare per poter pagare la retta del figlio che era in un sanatorio a Pietrarigore, il sanatorio di Santa Corona. Non c'era nessun intervento dello Stato, quindi questa degenza doveva essere pagata, e lei ha affrontato i più grandi sacrifici per portare mensilmente la quota che l'ospedale chiedeva.
E allora ecco che, guarito miracolosamente per intervento della Madonna Ausiliatrice e di San Giovanni Bosco, ha voluto dedicarsi, aveva promesso alla Madonna che si sarebbe dedicato agli ammalati se fosse guarito. E difatti, appena guarito, si è impegnato nello studio per arrivare ad acquistare. Lui pensava di essere medico per poter curare meglio gli ammalati e pensava ai ragazzi, suoi compagni di Pietra Ligure, del sanatorio Santa Corona. Poi è morta all'improvviso la mamma, proprio alla vigilia della festa della Madonna Ausiliatrice. È crollato un mondo per lei, perché era rimasto completamente solo. E dopo la morte della mamma ha fatto fatica anche a rimettersi nello studio, e durante quell'estate 1931 il suo padre spirituale Giovanni Ferro, che poi è diventato arcivescovo di Reggio Calabria, gli disse: va a riposarti in una colonia dove raccoglievano i bambini per poter, ecco, fare un periodo al mare. E lui è stato quasi 2 mesi, ma soprattutto ha pensato al suo futuro, fra l'altro vedendo giovani e ragazzi che scherzavano, che giocavano, gli sembrò che la loro felicità non nascesse dal cuore veramente, per cui pensò: se io riesco a diventare medico, senz'altro curerò un po' di ammalati, ma se diventassi sacerdote ho un'opportunità molto più ampia di poter curare gli ammalati. Ecco, Don Tonino, quindi lui è diventato sacerdote per curare l'anima, cioè il malato dal di dentro, perché riteneva che fosse importante per il malato avere qualcosa in cui credere, qualcuno, Gesù Cristo, a cui appoggiarsi. Perché è partito proprio dai sacerdoti ammalati? Una volta appunto diventato sacerdote, lo diventò il 17 ottobre 1938, allora, ed è importante, nella sua ordinazione sacerdotale e nella sua prima messa nessun parente si affacciò presso di lui, quindi si sentì completamente solo, cominciò a capire la solitudine del prete. Ebbe soltanto una lettera da una sua sorella suora domenicana, e questa lettera era così accurata che lo confortò anche nella mancanza assoluta di ogni altro parente. E naturalmente, diventato sacerdote, dovette trovarsi lui, perché aveva una borsa di studio al Collegio Capranica, ma diventato prete la borsa di studio si chiudeva, dovette fare da cappellano in alcune parrocchie, e che anche per guadagnarsi lui stesso la vita. Ma ci fu lo scoppio della guerra e la segreteria di Stato di Pio XII era diretta da Monsignor Giovan Battista Montini, il futuro Paolo VI, che cercò dei preti che rispondessero alle innumerevoli lettere che arrivavano dal Papa, dalle famiglie dei soldati dispersi o comunque non avevano più notizia. E allora anche Novarese fu invitato da Monsignor Montini a rispondere a queste lettere, e rispondeva a nome del Papa, e sentì una grande responsabilità di parlare come se fosse il Papa che si rivolgesse a loro. Monsignor Montini, vista la serietà e la profondità di Monsignor Novarese, lo assunse nella segreteria di Stato e
gli dette quindi un ufficio permanente in modo che potesse anche avere una sicurezza di vita. E allora proprio ebbe, oltre all'esperienza sua della solitudine nel momento dell'ordinazione sacerdotale prima Santa Messa, il Monsignor Montini affidò a Monsignor Novarese un compito molto delicato. C'erano vescovi, soprattutto in Italia, che si rivolgevano al Papa chiedendo un aiuto anche materiale, soprattutto per i preti in difficoltà. E lui ha fatto il giro d'Italia, se così si può dire, con una borsa, doveva la carità del Papa da portare questi sacerdoti, quindi ha visto la situazione difficile dei sacerdoti anche nelle varie diocesi. Quindi ecco, la prima idea che gli venne, siccome si era impegnato con la Madonna di dedicare la sua vita agli ammalati, pensò ai preti ammalati, e soprattutto per un motivo. Prima di tutto, perché i preti ammalati sentissero la presenza di una mamma, come lui aveva avuto la presenza della sua mamma e poi la presenza della Madonna. E poi perché i preti imparassero a volersi bene fra di loro, aiutarsi a vicenda. Ecco, la Lega Sacerdotale Mariana, e il Signore gli ispirò un motto: Cum Maria in caritate Christi, insieme a Maria nell'amore di Cristo. Quindi i sacerdoti trovassero Maria nella loro vita, che è la mamma soprattutto ideale del sacerdote, e incontrassero l'amore degli altri confratelli, perché fra di loro si aiutassero vicenda. Così è nata il 17 maggio 1943 la Lega Sacerdotale Mariana. Ecco, Don Tonino, a me è capitato spesso, però in particolare alcuni anni fa venne Don Remigio Fusi, silenzioso operaio della Croce, anche lui in Abruzzo, per far visita, fare una giornata di spiritualità in una struttura dove c'erano dei sacerdoti ammalati, e mi capitò, colloquiando con uno di loro della provincia di Napoli, che ci diceva: io ho fatto tanto nella mia vita sacerdotale, dedicando questa vita agli altri, adesso che sono malato qui non servo più a niente. Ecco, lei, mentre mi diceva questa attenzione particolare appunto ai sacerdoti in difficoltà, effettivamente Monsignore, come sempre, è stato ispirato e ha guardato in lungo e in largo, perché è andato a toccare proprio questa situazione anche di difficoltà del sacerdote di sentirsi ancora sacerdote utile nella Chiesa e nella società, pur nella sofferenza. Quindi Monsignor Novarese credo che abbia veramente creato con il soffio dello spirito su di lui e dentro di lui ecco, questa attenzione particolare. Poi ha formato i volontari della sofferenza, che ho letto da qualche parte che sono stati proprio messi lì specificamente proprio per essere di sostegno nella preghiera e nell'offerta della propria sofferenza per i sacerdoti. E qui invito gli ammalati che sono in ascolto, ecco, di pregare tanto veramente per i sacerdoti, perché sia nell'operare fattivamente, sia nella difficoltà fisica, nell'anzianità, possano essere sostenuti da tutti noi, comunità. Ecco, poi Monsignore ha incominciato con i pellegrinaggi della Lega Sacerdotale Mariana a Lourdes. Ci dice qualcosa? Sì, ecco, nel 1952... avevo già fondato anche il silenzioso operaio della Croce, ma Monsignor Novarese pensò di concretizzare un aiuto vero ai sacerdoti.
in quella slogan "Cum Maria in Caritate Christi". Come far incontrare Maria? Come metterli fra di loro in comunione in modo che si aiutassero a vicenda? Così ha pensato al pellegrinaggio di sacerdoti ammalati a Lourdes. Il primo pellegrinaggio 1952 portò 400 sacerdoti ammalati, perché c'erano per esempio ad Arco di Trento delle case del clero che erano piene di sacerdoti affette da TBC, i quali non potevano assolutamente mettersi a contatto con gli altri, e lui ha fatto in modo che tutti questi sacerdoti potessero incontrare la Madonna Lourdes. E allora in questo primo pellegrinaggio nel giugno 1952 portò 400 ammalati, e prima di incominciare questo pellegrinaggio chiese l'aiuto di tutti i volontari della sofferenza, di tutti gli ammalati, perché accompagnassero i sacerdoti nel loro pellegrinaggio a Lourdes. C'era fra questi ammalati anche il venerabile Giulio Tinarelli, uno il primo silenzioso operaio della croce ammalato nel settore maschile, e Monsignore, che aveva una grande fiducia in lui: "Senti Giulio, fammi un bombardamento di preghiera per su tutti i 400 ammalati preti che verranno a Lourdes". E difatti ci fu questo bombardamento di preghiera, non soltanto da parte di Giulio Tinarelli, ma tutti i volontari della sofferenza. E così iniziò il primo pellegrinaggio, che portò luce a tutti i partecipanti, tanto che l'idea: ogni anno voglio portare i sacerdoti ammalati a Lourdes, e quest'anno abbiamo fatto il 62° pellegrinaggio dopo il primo organizzato da Monsignor Novarese, e i sacerdoti in questi 62, quest'anno, l'anno prossimo 63 anni, hanno veramente beneficato di questo viaggio verso Lourdes, in cui hanno scoperto due cose. Prima, l'amore della mamma, l'amore della Madonna, ha sentito la loro la sua presenza, sì, e poi l'amore fra di loro nel fare in viaggio, e l'amore con i vescovi, perché Monsignor Novarese ha sempre voluto che ci fossero dei vescovi ad accompagnare questo pellegrinaggio, in modo che i preti sentissero l'apertura del cuore verso il vescovo, verso questi vescovi, si confessassero da loro e esponessero a loro i loro problemi, così avrebbero anche capito qual è l'importanza del vescovo nella loro diocesi. Bene, io continuerei per altre due ore a fare domande e ad ascoltare le risposte. Purtroppo ci siamo avviati alla fine, come sempre questi minuti che abbiamo sono pochi, però sono sempre ricchi di contenuto. Ecco, che cosa vuole dire come saluto alle persone malate, soprattutto se c'è qualche sacerdote malato che l'ascolta? Quindi, abbiamo un minuto per salutare, sì, e per dire un pensiero. L'invito ai sacerdoti che hanno difficoltà non soltanto di salute, ma anche difficoltà di ogni genere, a partecipare a questo pellegrinaggio, che l'anno prossimo sarà dal 21 al 27 luglio. Secondo, che questi sacerdoti sentano la presenza dei malati nella loro vita, perché Monsignor Novarese ha istituito i volontari della sofferenza perché ci fosse un gruppo di ammalati accanto ad ogni prete, che, perché li sostenessero i sacerdoti, pregassero per lui e avessero così un momento veramente di sostegno da parte dei sofferenti. Ecco, io ringrazio a nome anche di tutti i radioascoltatori per questo messaggio, per questa testimonianza e soprattutto per questo messaggio comunque di speranza, perché
nel Signore e accompagnati da Maria tutto si può superare, tutto si può vivere. Si dice che vivere nella gioia cristiana aiuta tutti a vivere tutto. E quindi io ringrazio ancora di questa testimonianza e spero di poter rifare un'altra trasmissione quando il Signore ci permetterà di incontrarci di nuovo. Intanto a voi radioascoltatori vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto e ci risentiamo fra 15 giorni. Arrivederci a tutti. Ha valore infinito, tu respiri nel respiro dell'uomo, io ti lodo Dio di tenerezza, io ti canto, tutto sei per me, io credo.